Ok, parte lo stordimento. Di nuovo. Raga! Non mi possono fare nulla! Quello ci ha rinunciato. Uè, ragazzi, e bentornati. Oggi Kino vi mostrerà il nuovo shop settimanale su Salva al Mondo. Bene, abbiamo un nuovo pompa che ho già avuto modo di vedere. È possibile mettergli tantissime perk di danno, fino a 4 perk di danno. Io consiglio di lasciare una sola perk di danno, livello critico, danni critici e danni critici e l'elemento a vostro piacimento. Questo video non è incentrato su quest'arma, ovviamente. Io mi concentrerò sull'eroe perché proveremo a fare una piccola challenge, una piccola sfida diversa dal solito. Per la prima volta non proveremo a uccidere zombie, ma bensì proveremo a sopravvivere, quindi a prendere le botte e sopravvivere. Parto col dirvi che questo eroe incrementa la corazza del 22 se usato come vantaggio standard e la corazza del 66, tutta antibomba, se usato come comandante. Quindi noi lo andremo a utilizzare come comandante, incrementeremo vita, scudo. Adesso vedo che perk trovo perché non ne ho neanche idea, non ho mai guardato riguardo queste cose col nuovo sistema. E soprattutto useremo un'arma particolare con 3 perk di corazza. Raga, voglio prendere botte dagli zombie e non morire mai. Vedremo subito insieme. Innanzitutto vi rendo partecipi mentre acquisto tutto il negozio perché è giusto spendere l'oro insieme. Allora, come vi dicevo, guardate questo martello, guardate cosa è possibile fargli. Gli mettiamo, allora, innanzitutto, perk di corazza, ovviamente, l'elemento natura, visto che me l'avete chiesto in tantissimi. Corazza e corazza, ma noi non ci limiteremo a mettergliele, gliele metteremo tutte quante, full perk leggendarie. Eh sì, ragazzi, le cose o si fanno fatte bene o non si fanno. Qui li cambiamo la velocità d'attacco con la sanguisuga vitale? No, dai, non ce n'è bisogno. In teoria non ce ne sarà bisogno. Sono solo curioso della corazza. 3 perk di corazza, più eroe con la corazza, più la build. Fonte di bioenergia, recupero scudo pari a 0,5 dell'energia persa. Quindi il martello lo userò un po' con L2 giusto per recuperare energia e scudo. Stordimento del drago, quando il mio scudo si rompe mi respinge e stordisce i nemici nelle vicinanze. Premetto che non la farei così in missione, quindi se state guardando questo video dite ma come giochi Kino, ma ti pare che entra... Io voglio fare questo video per puro divertimento, quindi mi andrò a utilizzare questa perk che se mi buttano giù lo scudo li stordisco tutti. Il survivalista, vabbè, in caso di sopravvivenza estrema voglio buttarmi sotto i falò, insomma voglio provare tante cose in questo video. Incrementa i danni degli attrezzi perché ricordiamo il martello è un attrezzo, dottore della base. E quindi recupero la salute e livello critico degli attrezzi. Tutto questo andremo a provarlo insieme. Non lo so, adesso vediamo in base alla missione che trovo. Mi sono lanciato, mi sono craftato già il martello, ok, di natura, quindi quelli d'acqua li possiamo spaccare di botte. Guardate il mio scudo. 4167 mi toglie il piccoletto. E il piccoletto fisico? Sempre 4167. Raga, un sogno che diventa realtà. Mi faccio ittare dall'ape. Guardate il mio scudo. Vediamo quanto ci mettono a uccidermi. In mischia, eh. E io in questo caso li faccio fuori perché rivoglio la vita. Grazie. Raga, questa volta proveremo con 3 cicciotti alla volta, non più solo 2. Non mi fanno in tempo neanche a togliere lo scudo. Ok, parte lo stordimento. Di nuovo. Raga! Non mi possono fare nulla! Quello ci ha rinunciato!
No, ho parlato troppo presto. E si danno il cambio. Fate a turni? Ok. E niente, quando gli zombie ci rinunciano. Non ha fatto in tempo a rigenerarmi lo scudo. Ok, ora sì, mi ha rigenerato lo scudo. Vediamo se fanno in tempo a togliermelo di nuovo. E basta. Io potrei usare anche l'attacco pesante, però vedete, essendo di natura mi tolgono tutta la stamina. Però potrei andare avanti così, no? Tranquillamente stando fermo. Addio. Ci provo in una stanza random con i compagni. Spero che loro mi appoggino. Voglio che mi attacchino in mischia, tantissimi. Perfetto, pure il taker. Vai, 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 tutti quanti. Io magari continuo. Sto fermo e continuo a colpire, dai. Giusto per non sembrare inutile al 100%. Guardate il mio scudo. Sono invincibile, ragazzi. Io potrei usare l'attacco alternativo che vedete che mi rigenera lo scudo immediatamente. Essendo che sono natura, però me lo tolgono anche. Guardate il mostro della nebbia al 100, raga. Al 100. Vedete? In questo caso io ho perso lo scudo, perché il mostro della nebbia comunque, non essendo abbastanza vicino, non faccio in tempo a farglielo rigenerare. Però avete capito il concetto, no? Guardate. Io sono vicino a lui. Sì, lo stordisce. Ottimo, me lo rigenero al volo con l'attacco alternativo, come vi ho detto. Cioè, guardate, raga. Sto in mezzo ai mostri della nebbia così, tranquillamente. Il mio compagno è morto, ma anch'io. Solo perché sono volato fuori dalla mappa, Se no, continuavo a sopravvivere facilmente. Peccato. Sono tornato e il mio compagno non ha fatto in tempo a farselo, purtroppo. Mentre loro si fanno la storm chest, io vorrei provare a sopravvivere da solo. Possibilmente mettiamo questa qua. Ok, mi serve lo scudo. Grazie, ragazzi. Io continuo a colpire, eh. Giusto per non dare l'esempio di stare sempre FK. Potrei fare le eliminazioni, mi curano per un tot di energia, così vado ad ambire ad entrambi. Però capite che non serve più di tanto. Io alla fine ho anche le torrette. In questo video sto facendo un po' il malandrino, possiamo dire. Però ho tante abilità sul costruttore, guardate. Cioè, in quanti mostri della nebbia mi stanno attaccando, raga? Quanto sarei sopravvissuto col ninja qui? Quanto sarei sopravvissuto? Sinceramente. Aspetta, finisco che. No, la torretta. Ok, ottimo. Guardate, raga. Chissà se faccio in tempo a morire. Voglio provare a star fermo. Lo scudo non fa in tempo a rigenerarsi, purtroppo. Raga, i miei falò sono full perk leggendari. Giusto, dai, parliamo un po'. Guardate i miei falò leggendari. Capacità di cura, velocità di ricarica, capacità di cura, velocità di ricarica e capacità di cura. Guardate il loro effetto. Facciamo anche un piccolo tutorial sui falò nel frattempo. Il mio compagno è arrivato a aiutarmi. Non c'era bisogno, bro.
Non c'era bisogno. Guarda, io appena parte l'ondata metto giù altri falò. Ok, un po' di scudo, raga. Grazie. Grazie anche a te. Il taker mi ha pushato. Ottimo, non mi fa niente. Dai, io continuo a colpire. Giusto per non sembrare troppo inutile. Anche tu ti curi? Fai bene. Martello in mano. Stiamo un po' in mischia. E che dire, raga, penso di avervi mostrato tutto a questo punto. È un'ottima build, secondo me è molto alternativa. In questo caso siamo, tra virgolette, invincibili, possiamo dirlo? Siamo invincibili? Non lo so, scrivetemelo voi nei commenti. E raga, secondo me questa build potrebbe essere sfruttata in caso, non lo so, uscisse un altro evento tipo Frostnite, no? Uno vuole provare a sopravvivere, a rendersi immortale. Magari no, magari ai round ovviamente con gli zombie al 300... un colpo e andiamo giù così. Però può essere che magari invece di un colpo ne abbiamo bisogno di due, tre colpi. Comunque avete visto, sono abbastanza resistente. E non sono neanche con le statistiche incrementate al massimo. Come potete vedere, sì, i miei compagni sono abbastanza a livelli alti, ma non sono neanche al 5200 su tutte le statistiche. Come vedete, sì, la fermezza ce l'ho, però capite bene che potrei fare molto meglio, mettere la base, comunque stare sopra la base, sopra i falò con la base. Ora negli accampamenti mi viene un po' difficile, provarlo anche un po' a random mi viene altrettanto difficile, però penso di avervi mostrato il succo del discorso. Che dire, raga, io vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto, spero come al solito di avervi intrattenuto al meglio. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!